Salve a tutti, quest'oggi farò il video assaggio di un Borgnine, che è un incrocio tra un Aglà, a sua volta incrocio tra Buggiolocchi e Trinidad Douglà, e un 7 Pod Bubblegum, a sua volta incrocio tra 7 Pod e Trinidad Scorpion. Ecco quindi il Borgnine Chocolate, è un frutto di circa 15 grammi e ora sezionerò. Il profumo è molto agrumato, comunque ricorda l'aroma tipico dei chinese. Molto forte. E ora procediamo con l'assaggio. Assaggerò un pezzetto piccolo, perché non si sa mai cosa può causare l'ingestione di un peperoncino intero di questa portata. Questo è il pezzetto che andrò ad assaggiare. Con me ho anche il cronometro per vedere le fasi di piccantezza. Via! Subito molto amaro, piccantezza per ora assente, ma che salirà prevedibilmente tra poco. Non sento il richiamo al cioccolato che di solito questi peperoncini in versione chocolate fanno. Ora la piccantezza inizia a salire. Mai a fare questi assaggi a stomaco vuoto. E tenere con sé sempre qualche prodotto latte o derivati. Ora la piccantezza ha avvolto i lati della lingua, inizia decisamente ad aumentare, parte lateralmente e poi si accentra dirigendosi verso la gola. Sapore sempre amaro, però fin dall'inizio non c'è stata neanche una punta di dolce come diversamente accade per altri tipi di chinese. Ha preso molto la parte superiore della lingua. Ora sto iniziando anche a sudare, sulla fronte in particolare, ma anche un po' sulle braccia. Sempre bene utilizzare dei guanti in lattice perlomeno per questi tipi di pepper. Salivazione copiosa, anche gli occhi stanno diventando lucidi. È sicuramente una bella bestia, con una piccantezza che è proprio salita veramente molto lentamente. In queste dosi è comunque sopportabile, chiaramente, però si fa già sentire.
dovremmo aver raggiunto quasi il culmine, sono passati 3 minuti e mezzo. Di solito la piccantezza raggiunge il suo massimo entro 4 minuti e poi inizia a scendere al 6° o 7° minuto. Vediamo, quando tocca il suo punto massimo sta ancora salendo. Comunque prende soprattutto la lingua è veramente bollente, la gola è interessata un po' meno da questa piccantezza. È sicuramente un bel frutto come per la piccantezza, meno per il sapore che è decisamente amaro. Ricorda sempre le erbe amare, sedano, rucola e anche un sentore metallico. Ne ho assaggiati di molto più buoni e anche come piccantezza forse Carolina Reaper lo supera. Questo è, diciamo, il livello Moruga, leggermente superiore. Sono passati quindi 5 minuti. Il picco è stato raggiunto a circa 4 minuti e mezzo, si è già assestato, adesso inizierà a scendere. E quindi niente, il peggio è passato. Questo era il Borgnine, ottimo frutto per piccantezza, meno per il sapore. Ci vediamo al prossimo video assaggio. Ciao.